Ciao, bentornato a Sant'Anna di Felicità. Oggi voglio chiederti se ti capita di annoiarti. Spesso sento dire alle persone che si stanno annoiando e io rimango sempre un po' sorpresa perché devo dire che io non mi annoio, ho sempre tante attività che mi fa piacere fare e quindi, cioè, se piove faccio qualcosa in casa e se invece fa bello magari faccio qualcosa fuori, però insomma sono soddisfatta della mia vita. E ascoltando le persone però mi sono un po' resa conto che si annoiano anche perché secondo me non si utilizzano al massimo, cioè ho notato che siamo troppo adagiati e vogliamo stare troppo nella nostra zona di comfort. Secondo me è la cultura anche che ci dà questo messaggio, no? Cioè di non tollerare più di tanto la frustrazione, di avere la situazione migliore che si possa, e poi ci fa paura il fallimento. Ecco, un po' tutti questi elementi fanno sì che noi facciamo poi sempre un po' le stesse cose perché abbiamo paura di cimentarci in qualcosa in cui poi non, magari non avremo il successo che vorremmo e piuttosto di correre il rischio lasciamo perdere. Allora, in queste istantanee lo ribadisco più volte perché io l'ho scoperto e quindi mi fa piacere condividere questa cosa. Noi abbiamo veramente tante risorse e siamo delle persone molto, come dire, attraenti. Il problema di aver paura di non riuscire in qualcosa che ci siamo prefissati è il primo limite. A volte alle persone, ai miei pazienti, non viene neanche in mente, cioè dico cosa fai nel tuo tempo libero? Ma no, niente, sto sul divano, guardo un po' di tele, i social, ma questo è un vissuto un po' passivo, no? E dicono, ma che cosa dovrei fare? Allora proviamo a scervellarci, diciamo così, e provare a, come dire, sondare dentro di noi qualcosa che ci può piacere, non so, magari dipingere, non abbiamo mai provato, possiamo provare a fare un corso, delle cose alternative, che sia uno sport, ci possiamo, che ne so, iscrivere ad un'associazione di cammino, possiamo fare veramente tante cose. Proviamo un po' a vedere su che cosa noi ci possiamo accendere, no? Quel bagliore, senza pensare che poi non abbiamo il tempo, non abbiamo gli strumenti, le cose poi vengono, però proviamo veramente a focalizzarci se c'è qualche cosa che ci può attrarre e ci può risvegliare da questo torpore della zona di comfort. Noi, tra virgolette, non siamo nati imparati. Qualsiasi cosa che ci può piacere, dobbiamo, come dire, provare a farla e sicuramente la prima volta non ci verrà benissimo, ma le altre volte ci piacerà sempre di più perché vedremo anche che noi riusciamo ad ottenere dei risultati che non pensavamo neanche di raggiungere. Comunque tutto questo ci toglie sicuramente da questa noia, da questa apatia di cercare sempre di avere tutto comodo. Ricordiamoci che è un po' il sale della vita anche avere la difficoltà, no? Questo ci fa misurare con noi stessi, con le nostre capacità e ci rende sicuramente più vivaci. Grazie e alla prossima istantanea.